Ciao e bentornati in questo nuovissimo episodio di Pasticciando si impara. Io sono Gianmarco e oggi ci ritroviamo insieme per una nuova ricetta di una crema. Le creme che abbiamo visto fino adesso sono solo la punta dell'iceberg delle creme che si trovano in pasticceria globale. Abbiamo visto la crema pasticcera, abbiamo visto la crema cioccolato bianco o simil alla melaka, abbiamo visto anche la crema mascarpone, no? Che abbiamo montato e poi dopo si può servire al cucchiaio oppure si può mettere da farcia o da decorazione a un dessert. La crema che invece andremo a vedere oggi è una crema un po' più particolareggiata, ovvero la crema Kiboust o Kiboust. La crema Kiboust è una crema francese che però ha un'unione di due creme italiane, ovvero della crema pasticcera, che la possiamo aromatizzare, in questo caso vaniglia e limone, e della meringa all'italiano. La crema pasticcera la conosciamo, abbiamo fatto un sacco di varianti e dolci con questo tipo di crema, mentre la meringa all'italiana non l'abbiamo mai affrontata. A differenza della meringa alla francese, dove si montano zucchero e albumi insieme, poi dopo si va a cuocere per un'ora, un'ora e mezza in un forno da 100-120 gradi, la meringa all'italiana non va assolutamente cotta, ovvero quasi, perché la meringa all'italiana si fa con uno sciroppo di zucchero a 121 gradi unito a delle albumi montati a nepe. Ma vedremo adesso gli ingredienti e vedremo adesso anche i vari procedimenti step by step. Ma prima di iniziare a vedere quindi gli ingredienti, vi volevo presentare anche un'altra cosa. Sapete che sono pignolo al massimo sugli strumenti che utilizziamo e che utilizzo io in cucina. Per svariato tempo io ho sempre utilizzato quello che è il termometro a sonda per misurare le varie temperature al cuore delle torte, ma anche le temperature che magari servivano un impasto o altre cose così. Ma mi serviva qualcos'altro, perché non è facile sapere sempre quale parte del tuo forno scalda di più, che temperatura ambientale c'è. Un termometro a mercurio, come andava una volta, ma anche quelli digitali non mi aiutano assolutamente. Anche nel frigo, per esempio, ci sono varie zone di portata. Sopra magari possono fare 3 gradi, sotto magari ne possono fare 8. Quindi mi serviva qualcosa che potesse complementare il mio utilizzo del termometro anche nelle altre mansioni. E quello che oggi io ho da presentarvi non è altro che un termometro a infrarossi. In questo caso è il Herrick Hill termometro a infrarossi. Perché vi dico Herrick Hill? Perché vi dico la marca? Beh, molto chiaro e molto facile. Io è da quasi 2 anni che sto cercando un termometro a infrarossi decente. Mi serviva qualcosa che potesse misurare anche a lunga distanza le temperature sia del forno che del frigo, ma soprattutto anche degli impasti che magari ho bisogno subito, immediatamente, di una risposta pronta in superficie della gradazione della temperatura, e quindi lo stavo cercando da un bel po' di tempo. Ne ho provati un bel paio e devo dirvi che questo qui per me è assolutamente il migliore tra quelli che ho provato. Primo punto a favore è che quando arriva direttamente dal corriere Amazon, ebbene sì, purtroppo io compro soprattutto su Amazon certe cose perché il prezzo e la velocità di arrivo, ma soprattutto la possibilità di rendere un prodotto, lo rendono troppo vantaggioso, e arriva direttamente con le pile nella confezione. Quindi punto in favore, già pronto all'uso. Secondo punto a suo favore è il fatto che abbia un sacco di modalità molto interessanti e che giocano un ruolo strategico in quello che noi dobbiamo fare, molto più che con un semplice termometro a infrarossi. Per esempio possiamo impostare l'emissività, ovvero nel caso in cui noi andiamo a misurare la temperatura di un determinato materiale, naturalmente non è la stessa di un altro materiale. Per esempio, se noi andiamo a misurare la temperatura del ferro, non è la stessa della temperatura del rame, perché entrambi vanno a generare calore in modo diverso e lo disperdono nello stesso modo. Quindi quando noi per esempio abbiamo qualcosa, una pentola di rame, dobbiamo calcolarla nella temperatura, possiamo andare a modificare tramite la modalità mode emissività sul nostro termometro a infrarossi e andremo a una temperatura molto più precisa di quelle che il termometro a infrarossi basic, no, base, vanno a misurare. Secondo è anche il fatto che si possa impostare un allarme di temperatura minima e massima nel nostro termometro a infrarossi, molto comodo nel caso in cui siamo di fretta e dobbiamo non superare una determinata temperatura, dobbiamo non scendere sotto una determinata temperatura, mettiamo un controllo minimo, un controllo massimo, prendiamo, spariamo
e il nostro termometro infrarossi suonerà in caso in cui noi andiamo fuori a questo range di temperature. Un'altra funzione ancora molto più utile è la temperatura ambientale, ovvero andando sempre in modalità mode possiamo andare in un settaggio in cui, tenendo fermo il nostro termometro infrarossi, ci indica esattamente la temperatura che c'è nel nostro ambiente circostante. Quindi è esattamente come fa un termometro comunissimo al mercurio o uno di quelli a display LCD che possiamo andare a comprare sempre su Amazon o meno, ma lo fa meglio perché la tecnologia di questo termometro è decisamente sopra agli standard. Chiusa parentesi, è un prodotto secondo me molto competitivo, valido, e che naturalmente io vi consiglio perché davvero ci ho messo una vita per cercarne uno buono e molto performante. A fine video magari vi faccio vedere alcuni utilizzi che ne ho fatti sia stanotte che l'altro ieri, perché mi è arrivato proprio in questi giorni, e magari vi faccio vedere anche come controllare la temperatura del forno, perché davvero è qualcosa che d'ora in poi finalmente mi svolterà, soprattutto mi faciliterà alcuni compiti qua in forno, ma soprattutto in pasticceria. Quindi termometro infrarossi, lascio comunque il link Amazon qua sotto in descrizione per chiunque lo volesse acquistare, e farò un link affiliato, quindi nel caso in cui potrete aiutare anche me a crescere come canale mentre fate un acquisto che magari vi serve e che io vi consiglio davvero davvero tanto. Quindi chiusa la parentesi, è stato un discorso un po' lungo, il range di temperatura, giusto per saperla, è meno 50 più 600 gradi, quindi davvero spaziamo in temperature assurde anche per un forno da pizza in casa che va sui 400-450 gradi. Se non abbiamo un termometro che riesce a arrivare a questo range di temperatura, questo è perfetto e devo dire che le modalità sono molto molto utili. Quindi chiusa parentesi, vi ringrazio intanto dell'attenzione, mettiamoci il grembiule e iniziamo. Si impara. Iniziamo adesso a vedere gli ingredienti per preparare la crema C-Boost. Per fare la crema pasticcera andiamo sugli ingredienti classici, ovvero 250 ml di latte fresco, 50 g di tuorlo d'uovo, 50 g di zucchero semolato, poi qua abbiamo 40 g di fecola di patate. Allora, nella ricetta ci andrebbero 25 g di amido di mais, io attualmente non ce l'ho. Qual è la differenza fra l'amido di mais e la fecola di patate? Beh, sostanzialmente solo una. Entrambi sono amidi, però cosa succede? Se si mette la fecola di patate, la crema diventa più setosa ma cremosa. Invece se ci mettiamo l'amido di mais, la nostra crema tenderà più a compattarsi e a diventare più densa. Quindi se vogliamo usare l'amido di mais, 25 grammi, nel mio caso la fecola di patate 40 grammi. Poi abbiamo un po', ovvero 2 grammi di vanillina. Possiamo utilizzare tranquillamente mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia oppure mezza bacca di vaniglia. Per finire, visto che comunque la crema C-Boost ha bisogno di un po' di consistenza, abbiamo bisogno di 2,5 grammi di gelatina in fogli. Sotto ho già preparato l'acqua dove ammollare la nostra gelatina, ovvero, visto che si ammolla ogni grammo di gelatina in 6 grammi di acqua, sotto ci sono 15 grammi di acqua fredda, possibilmente, perché così la gelatina tende a non creare grumi o comunque ad ammollarsi più facilmente. Passiamo poi agli ingredienti per creare la meringa italiana, ovvero 50 g di zucchero semolato, 2 albumi d'uovo oppure 70 g, perché io comunque uso sempre quello pastorizzato in brick, e per finire abbiamo bisogno dell'acqua per creare lo sciroppo, che è 25 g. Ultimissima premessa, poi iniziamo, sostanzialmente avremo bisogno della planetaria, possiamo anche farla tranquillamente con la frusta a mano, stiamo solo attenti dopo quando andremo a montare gli albumi che dovranno essere montati per bene e soprattutto quando andremo a inserire lo sciroppo bello caldo nelle meringhe, ecco, stiamo un attimo attenti e cerchiamo di non farci delle ustioni gravi, ecco. Poi dopo uso il fornellino a induzione, un pentolino e naturalmente il nostro termometro infrarossi, che ci servirà soprattutto per calcolare la temperatura dello sciroppo, che dovrà essere di 121 gradi.
Bene, possiamo iniziare a fare la crema pasticcera. Allora, prima di andare a scaldare il latte o comunque di fare la crema pasticcera, andiamo a tagliare in piccoli pezzetti la gelatina in fogli e a immergerla nell'acqua. Perché la tagliamo in piccoli pezzetti? Perché così si scioglie meglio e assorbe meglio tutta l'acqua. Andiamo un attimo a scuotere e la lasciamo qua per 5-6 minuti finché non si sarà sciolta. Questa volta andiamo a fare una crema pasticcera ancora più veloce. Mettiamo da parte il latte, mettiamo da parte la vanillina, zucchero, tuorli, maizena, frustiamo. Quindi tutti secchi subito e con la frusta andiamo ad amalgamare. Ecco qua, vedete? Perfetto. Basta una bella frustata, siamo a posto. Latte. Accendiamo. Mi raccomando, fiamma bassa, qua tengo a 60 gradi. Controllo comunque un attimo la temperatura, così vi faccio vedere anche il funzionamento di questo termometro infrarossi. Basta puntare e a superficie abbiamo 33 gradi. Sta già salendo molto velocemente la temperatura, perché essendo un fornellino a induzione porta a temperatura elevata nel più breve tempo possibile. Qua abbiamo già 57 gradi. Non vogliamo farla arrivare a bollore, vogliamo solamente farla arrivare sui 70-80 gradi. Vediamo, muoviamo un po', teniamo sempre monitorato. Perfetto, 80 gradi. Spegniamo. Non abbiamo ancora messo la vanillina, perché andiamo a mettere adesso. Non abbiamo scaldato tantissimo il latte, ma in ogni caso facciamo più poco alla volta per non andare a sconvolgere il tuorlo. Stemperiamo il tutto e continuiamo con il restante latte. La crema pasticcera può essere fatta in tantissimi modi diversi. L'importante è mantenere sempre una temperatura costante, non stressare troppo i tuorli e soprattutto stare attenti quando andremo a solidificare poi quella che è la crema, perché basta un niente che o si brucia oppure diventa troppo densa e noi non vogliamo né l'uno né l'altro. Ok, stemperato un attimo, riportiamo tutto sul fornello per andare a solidificare la crema. Teniamo inizialmente a fiamma bassa, poi dopo, quando andremo verso la fiamma medio-alta, ovvero in questo caso 80 gradi, andremo a prendere la nostra gelatina in fogli che si è già ammollata e l'andremo a unire alla crema pasticcera. Questo fa sì che dopo la crema ci booste, quando andremo a unire la meringa all'italiana, regga, ma soprattutto dopo, quando andremo a decorare e a farcire la torta, abbia una consistenza ancora più compatta. Possiamo tranquillamente unire la gelatina, non serve strizzare perché abbiamo messo 6 grammi di acqua per grammo di gelatina in fogli, che è esattamente quello che ne richiede la scatola della mia gelatina. Ok, ho spostato un po' dal fornello perché comunque si sta già solidificando, vedete come si solidifica in fretta. Controlliamo sempre di aver sciolto per bene la gelatina, solitamente col caldo si scioglie molto facilmente, ma noi andiamo a utilizzare la frusta anche per questo, per non creare grumi, per far sì che non si attacchi, per far sì che non si bruci, ma soprattutto per sciogliere al meglio la gelatina. Non vogliamo certo che quando andiamo a mangiare questa crema ci booste ci rimanga in bocca un pezzo di gelatina non sciolto. Ok, vedete che comunque crema pasticcera l'abbiamo fatta in pochissimo tempo ed è molto molto buona, cioè non è che se facciamo cose un po' più veloci vuol dire per forza che non venga buona, anzi. Perfetto, guardate qua, questa è la nostra crema pasticcera. Andiamo a spostare un altro tegame in modo tale da lasciarla asciugare e raffreddare per bene. E sempre, mi raccomando, pellicola a contatto. Questo fa sì che non crei la crosta in superficie, ma soprattutto che la carica batterica della crema pasticcera sia il più bassa possibile. La abbassiamo un attimo 5 minuti, poi nel frigo, e poi dopo ci prepariamo a fare la meringa all'italiana. Andiamo adesso a creare la meringa all'italiana. Pochi ingredienti, molto facile, ma bisogna stare attenti a un solo particolare, ovvero non portare oltre a temperatura di 121 gradi lo sciroppo. Il motivo è bello che semplice: lo sciroppo è fatto da acqua e zucchero. Nel caso in cui non lo portassimo a una temperatura troppo elevata, lo zucchero al suo interno tenderà a caramellizzare
e dopo, quindi inserita la meringa, a cristallizzare, e questo noi non lo vogliamo. Vogliamo che rimanga abbastanza stabile per poi essere montato all'interno della planetaria con le fruste elettriche per creare la meringa all'italiana. Primo passaggio, possiamo tranquillamente andare già a mettere l'albume nella vasca della planetaria e la chiudiamo. Poi andiamo ad accendere a fiamma bassissima il fornello e andiamo a iniziare a versarci l'acqua e lo zucchero. A questo punto muoviamo leggermente il tegame in modo tale che lo zucchero andrà per bene a disporsi dentro l'acqua. Ci servirà quindi il termometro a infrarossi per controllare la temperatura. Possiamo anche tranquillamente utilizzare il termometro a sonda. Andiamo quindi a guardare la prima temperatura base, qua abbiamo 35 gradi, naturalmente se andiamo verso l'esterno dove c'è solo l'acqua andiamo a 47-51, perché il nostro fornello di induzione sparerà delle vampate di calore a 60 gradi, come abbiamo impostato noi. Andiamo a svilupparlo a 80 per un attimo, in modo tale che si sciolga per bene lo zucchero all'interno. Ok, vedete che già sta iniziando a bollire un po' l'acqua. Perfetto. Noi non dobbiamo fare assolutamente niente, lasciamo che il fornellino faccia tutto quanto. Quando la temperatura inizia un po' a scaldarsi, qua possiamo vedere tranquillamente che dove c'è l'acqua e non c'è lo zucchero siamo già a 97 gradi, qua c'è lo zucchero ed è leggermente più in basso, possiamo iniziare a far montare le meringhe. Quindi massima velocità e iniziamo a montarle. Qua lo traniamo tranquillamente alla temperatura che è adesso, si stabilizza leggermente, siamo sui 100-105 gradi. Le meringhe hanno quasi finito di montare, io alzo un po' la fiamma, lo zucchero si è già totalmente sciolto, andiamo a controllare la temperatura, siamo ancora leggermente un po' bassi, quindi continuiamo la cottura, vedete che pian piano ci stiamo alzando. Ok, allora abbiamo toccato la temperatura di 121 gradi, spegniamo, andiamo a velocità proprio minima delle nostre meringhe e aggiungiamo a filo lo sciroppo di zucchero e acqua. Una volta inserito tutto, massima velocità e aspettiamo che le meringhe si montino a temperatura ambiente, ovvero che arrivino sui 34-35 gradi. Anche in questo caso molto molto utile il termometro in infrarossi, perché vediamo che comunque le meringhe stanno già arrivando ai, qua sono 37, qua sono 35, ci stiamo aggirando comunque ancora ai 38 gradi. Lasceremo montare per altri 2-3 minuti. Stiamo continuando a controllare con il termometro in infrarossi, ma adesso possiamo andare a controllare con il becco d'anatra, no? In gergo tecnico, quando la meringa fa il becco d'anatra, allora vuol dire che siamo pronti. Ecco qua, questa è la nostra meringa all'italiana. Siamo arrivati quindi all'ultimo passaggio della creazione della crema C-Boost, ovvero andiamo a prendere la crema pasticcera che avevamo in frigo, se ben rassodata, sia grazie alla gelatina, grazie comunque alla fecola di patate, e andiamo a unirla a quella che è la meringa all'italiana. 1 e 1-2, e poi dopo andiamo a montare le due creme insieme. Crema C-Boost, crema fantastica utilizzata per farcire la famosissima torta Saint-Honoré, ma soprattutto per fare delle mousse, dei semifreddi o comunque dei dolci al cucchiaio molto molto particolari. Ed ecco qua, la mia crema C-Boost è pronta. Come avete potuto vedere, la nostra crema C-Boost è finita. Allora, piccola premessa, ovviamente essendoci la gelatina e essendo una crema pasticcera non possiamo utilizzarla subito. Dobbiamo aspettare almeno quelle 2-3 orette in frigorifero in modo tale che la gelatina si solidifichi, lo zucchero all'interno della meringa comunque si cristallizzi e la nostra crema possa diventare leggermente più compatta in modo tale da poi dopo dressarci una torta. Direi che comunque l'assaggio è d'obbligo.
Scusatemi naturalmente per la terrina, davvero penosa, è l'unica che c'avevo. Comunque, ecco qua. Adesso ve la faccio vedere. Guardate qua. Si è un po' già un pochino rappresa, perché comunque mentre pulivo tutto quanto l'ho lasciata in frigo. Cremosissima. Il primo impatto è la vaniglia, perché comunque la vaniglia si sente. Quella della crema pasticcera. Il secondo impatto invece non è altro che la cremosità, quella che è l'unione tra meringhe all'italiana e crema pasticcera. Davvero, davvero golosissima. La crema pasticcera può essere tranquillamente fatta senza vanillina, con la vaniglia, con l'arancia, con limone. Ricordatevi che in cucina, in pasticceria, la cosa più bella è proprio sperimentare, creare, aromatizzare il più possibile. Bene, allora, intanto la ricetta si conclude qui, il video è concluso. Vi ringrazio assolutamente della visione e soprattutto vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto un video, scrivere qua sotto un commento se magari avete delle domande, volete chiedere curiosità o quant'altro, e vi ricordo inoltre di iscrivervi e attivare la campanella per supportare me e il canale. E per supportare me e il canale vi ricordo inoltre che se volete provare questo fantastico termometro a infrarossi della Herrick Hill, lascio in descrizione il link affiliato. Davvero particolare, molto molto performante, e devo dire che mi è piaciuto moltissimo, soprattutto rispetto agli altri che non performavano e soprattutto mi davano quelle caratteristiche e modalità che mi danno questo termometro a infrarossi. Se siete arrivati fin qui, mi raccomando, non cambiate canale, non spegnete il video, perché ci sarà un piccolo riassunto, no? Un breve video di io che provo e testo il termometro a infrarossi. L'ho testato con i panettoni, l'ho testato all'interno del mio forno per vedere le varie zone di temperatura, l'ho testato nell'ambiente circostante e comunque lo sto usando tuttora e molto probabilmente me lo tengo e Amazon niente reso. Quindi vi ringrazio di nuovo per essere stati fin qui con me, vi do un saluto, un abbraccio e vi ricordo sempre che pasticciando si impara. Allora, non so quanti di voi lo sanno, ma il mio forno è bello grande e come potete vedere è anche bello profondo, ma grazie a questo termometro a infrarossi possiamo andare a misurare le varie temperature al suo interno. Lo andiamo ad accendere, vedete che il LED luminoso va fino in fondo e mi segna 200 gradi, 197. Invece qua davanti, come potete vedere, siamo già a 155, quindi abbiamo delle varie zone di portanza. Qua siamo già alla prima mattonella e ci misura 181 gradi, mentre là in fondo abbiamo una temperatura di 204-205, ecco, si è un po' più messo, ecco qua, vedete? Quindi molto comodissimo comunque per capire le varie differenze, no? Di calore all'interno di un forno, ma soprattutto di una superficie molto ampia, cosa che prima non era assolutamente facile da interpretare. Comunque, non solo caldo, qua abbiamo il mio frigo, come potete vedere possiamo anche controllare le varie temperature dei piani del frigo, degli oggetti e di tutto il resto molto più facilmente. Naturalmente il frigo che abbiamo all'interno sono tutti controllati da un termostato interno, perché per regole USL e tutto il resto ci vuole, ma soprattutto anche per noi per il controllo. Però visto che comunque quando andiamo a inserire i vari elementi da fuori non sappiamo se le temperature interne sono giuste o comunque se hanno una certa temperatura devo lasciarle ancora più in frigo, tutto il resto con questo fantastico termometro a infrarossi non mi basta che aprire un attimo, parare e ho già il termometro e la misura della temperatura in un lampo. Anche solo sono qua in abbattitore, mi serve controllare la temperatura, basta che premo, adesso vado qua, vedete, naturalmente avendolo aperto perdo un po' di resistenza, vado qua, impasto 8 gradi, magari con la pellicola non lo vede, vado così, vedete, 14 gradi in meno. Inoltre ci viene naturalmente munito, no, di manuale in tantissime varie lingue. Proprio qua ci sono gli allarmi, no, e tutte le varie modalità spiegate per bene, e devo dire che è davvero davvero molto carino.